www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Buonasera a tutti, benvenuti ancora anche stasera, finalmente, come dire, in una bella famiglia, in una famiglia fatta di persone per bene e di professionisti. E questa famiglia si chiama Radio Free Station. Sono onorato di farne parte da stasera e quindi comincio questo percorso radiofonico appunto in questa radio meravigliosa, che io la definisco un po' italo-americana, in quanto una sede in America e un'altra qui in Italia. E stasera, come vi ho annunciato più volte in questa settimana su Facebook e sugli altri social, come si dice a Roma, partiamo col botto, quindi praticamente la prima subito andremo a parlare con uno dei più grossi, se non il più grosso personaggio del movimento musicale nato in Campania, a Napoli, negli anni 70, ma anche prima, e che poi è definito Napoletan Power, e il primo che ha cominciato a sentire i colori, gli odori e guardare un po' la musica oltre oceano, parlando sempre napoletano. Sto parlando di Gaetano Genzenese. Nasce a Napoli, si è generato il 45, una carriera strepitosa, oltre 50 anni di carriera, 20 dischi all'attivo, primo componente degli Showmen con Franco Del Prete e con Mario Musella, la grandissima voce di Mario Musella, successivamente cofondatore dei Napoli Centrale, un gruppone che ancora esiste oggi, praticamente tutta musica un po' particolare, io la definisco un po' con un gradino in su rispetto, diciamo, a tutta l'altra musica, anche se poi la musica è bella tutta. Quindi noi stasera andiamo a parlare con James, ci raccontiamo un po', ti racconterà un po', e parlerà appunto, ci parlerà di questo suo ultimo lavoro, 20 dischi, cioè sembra che questo disco qui, chiamato Sang, lui lo fa uscire come con la verve e con l'entusiasmo di come fosse il primo, quindi ecco anche la grandezza di questo grosso personaggio. Bene, allora ascoltiamo un brano di James, dopodiché lo avremo qui in diretta. Buon ascolto a tutti, sempre su Radio Free Station, Azzardo Notte. Grazie, buon ascolto. Bye.
prego signore, un miracolo vero. Prego signore, che ferma sta terra. Quando sangue rindate, lacrime d'acciaio. Oh sangue, provo per perdente. Ma tu vedi che sta gente, non se voglio camminare. Come faccio a te pregare se tu non scendi a ci salvare? Pregamo signore, che l'anima c'era, Padre nostro, a luce verrà. Tanti guardari, o popolo con me, o sangue, scorre in te. Come fai a non capire che la vita non fornisce e se ne va. Prego signore, un miracolo vero. Prego signore, che ferma sta terra. Terra nostra, terra di Dio, che fai crescere sta vita. Via vita se ne va. Pronto, James, sono Pinazzardo. Ciao. Di Radio Free Station. Allora, James Senese, il più grande, l'unico, il solo, tu sei stato primo ad avere questo, come dire, questa emozione e questa sensazione di portare questa musica nuova a Napoli, quindi e poi nel mondo successivamente. Ma oltre a te, io la domanda che ti faccio, la prima, andiamo a ringraziare gli Americana, che poi praticamente tu ti sei sentito a casa tua con quel genere e quindi l'hai fatto tuo e hai portato in giro fino a oggi. Quindi è tutta questa causa. Ma non è che l'ho fatto io. I song delle, capito? I song americani e napoletani. Dunque questo DNA è molto forte, capito? Certo. Non ho copiato nessuno, capito? Questa è la cosa più importante. Sì, no, io dicevo, tu ti sei andato a casa tua in quella situazione lì praticamente. Cioè quello. Tu nasci a Miano, dove vivi ancora a Miano. Hai detto una volta che praticamente nella città
dove potevi vivere, tranne Milano, era il Bronx, quindi l'America. No, ma è chiaro che nato a Milano e poi a Napoli, no? Certo, assolutamente. Come fai a vivere in un'altra città, hai capito, quanti sentimenti tuoi sono legati talmente? Certamente. È chiaro, no? Una carriera lunga, assolutamente. Una carriera lunga oltre 50 anni, 20 dischi all'attivo, uno più bello dell'altro, fino all'ultimo che di poco tempo fa, praticamente la sensazione che arriva sull'ultimo disco che hai fatto, Sang, è come se fosse con l'entusiasmo e con la verve, per la bellezza del disco, è come se fosse il primo. James, perché sta cosa intramontabile dentro di te? Ed è una cosa bellissima e da apprezzare, che non tutti hanno, secondo me. Ma perché c'è un amore particolare nella mia vita, no? Poi in Damusi, certo. In Napoli, no? C'è in Damusi che io da dove vengo, capito? No? Da dove sento l'odore, capito? Sono delle radici, certo. Miei, capito? Da dove sento, certo. Il suono, no? Capito? Chiaramente è fortuna che io riesco, capito, a mettere fuori quello che faccio, insomma, sentimento, no? Con molto cuore. In musica. Qua parliamo praticamente del 1960, dove nascono Gigi e i suoi Aster, e tu eri un fondatore di questo gruppo, quindi parlami di una carriera lunghissima. Dopo sono arrivati 4 con, e poi arrivano gli Showman con Mario Musella, praticamente. Esatto. E poi il massimo. Sì, e poi io questo infatti volevo dire, il massimo tuo, cioè dove si vede, dove tu dai il massimo del massimo, appunto quando tu fondi questo gruppone che esiste ancora oggi, grazie a Gesù Cristo, chiamato Napoli Centrale, dove praticamente, ecco, viene fuori questa musica nuova data. Ma diciamo che Napoli Centrale ho trovato la mia vita, no? Ho trovato me stesso, capito? Cioè, certo. Tutti i passaggi dovuti, no? Però in realtà, certo. Poi, dove ho trovato me stesso, capito, è stato Napoli Centrale. Assolutamente. Compositore, cantante, solista, insomma tutto, hai capito? E Napoli Centrale, certo, è la mia vita, in poche parole, capito? E dove tu praticamente veramente stai a casa tua in quel gruppo, perché si sente proprio, cioè nel senso che arrivano messaggi molto in modo naturale. Quindi il tuo messaggio arriva naturalmente a chi ti segue come me da sempre. Ma esattamente. In musica, logicamente. Perché quando appunto, voglio dire, una parte dei miei musicisti stanno con me da 30 anni, no? E proprio, certo. Perché in questa dimensione loro ricordano anche loro stessi, capito? Cioè, voglio dire, la musica è talmente forte, no? È talmente espressiva, è talmente forte, che non vuoi farne a meno, capito? Certo, James, un'altra cosa che ti volevo chiedere, tu, vivendo appunto la situazione attuale musicale napoletana e campana e partenopea, c'è qualcosa di, secondo te, di buono in giro? Cioè, c'è stato un messaggio che... Ma diciamo la verità, quando sono ancora io, insomma, è un po' difficile che nascono, hai capito, un altro gruppo come Napoli Centrale, no? Perché assolutamente. Ci vuole cuore, pazienza, hai capito? Amore. E dunque, voglio dire, certo. Fino adesso io non ho sentito ancora nessuno che possa eguagliare Napoli Centrale, capito? Assolutamente. Come il tuo motto è sempre quello che lo sappiamo, lo conosciamo tutti, mai canzonette, senza nulla togliere le canzonette, però mai canzonette, roba che in 4-5 mesi poi viene buttata nel dimenticatoio. Cioè la musica che intendi tu e che ci trasmetti a noi è quella che rimane per sempre, è una cosa immortale praticamente, questo messaggio tuo. Beh, grazie a Gesù Cristo. Ricky. Sì, vabbè, ma la composizione è un fatto naturale, no? Io compongo per quello che vedo, per quello che sento, capito? Voglio, certo. Non è che uno, capito, diventa ricco all'improvviso e se ne frega degli altri, no? Io sono diventato né ricco e neanche povero, però tutto quello che è intorno a noi è talmente visibile, no? È talmente il male e il bene dominante, capito? E io, certo. Ne faccio della mia vita, capito? Perché è così,
voglio far capire agli altri dove dobbiamo andare, no? Qual è il nostro sentimento, perché in base assolutamente il nostro sentimento lo stiamo perdendo, no? Lo stiamo perdendo assolutamente intorno, no? È inutile elencarti tutte le cose, però le vediamo, no? Le vediamo, il mondo sta andando un po' tutto al contrario, come si dice, sta andando un po' tutto al contrario. Noi cerchiamo di vivere i sentimenti, vai. E tu pensi, James, scusami, tu pensi che con la musica un messaggio può arrivare forse a qualcuno che ha le redini in mano di questo mondo e farci e cambiare, la cambiare la traiettoria? Ma come no, hai capito? Come no? Guarda che la musica è quella lì che può far deviare effettivamente la strada, hai capito? Perché se tu la fai in un modo preciso, no? Cioè voglio dire, la fai per il popolo, no? La fai per la gente, la fai, certo, per comunicare i sentimenti appunto perduti, ma certamente, certo, quando arriverà in mano a qualcuno del potere, no? Che possono cambiare molte cose, vai, perché la musica è dominante, no? La musica è un fatto molto, certo, normale. E proprio, voglio dire, appunto in questo disco, Osang, un'opera meravigliosa dove tu parli dell'amore, ma parli dell'amore per la vita, cioè un amore, cioè tu parli di situazioni attuali, sociali, cioè sta gente che attraverso un mare che quindi rischia per cercare di cambiare, quindi un'opera meravigliosa. Ce ne vuoi parlare un po' di questo disco? Bisognerebbe credere un po' di più a Dio, no? Hai capito? Essere più religiosi, più credere in Dio. E credere, certo, in Dio, perché ci credo, capito? Voglio dire, ci credo, ma non ci credo, in poche parole, capito? Invece Dio esiste, Dio è quello che ci ha creato, Dio è tutto, Dio è quello lì che ci, certo, dà l'altra vita, la vera vita, capito? No? E dunque se noi, certo, sentiamo, certo, un po' di più, ma non dico un po' di più, ma forse molto di più al Signore, a Dio, dire che le cose cominciano, sì, a cambiare veramente, capito? Certo, certo. Quindi praticamente su questo disco, Osang, che è un'opera che io ho detto prima e lo ripeto, e lo ripeterò sempre, è un'opera da tenere veramente nella discografia di ognuno, perché oltre ad essere un disco ben fatto musicalmente, e da te voglio dire, dubbi non ce n'erano, ma è anche importante come messaggio da anche da far sentire, cioè invita un ospite a casa magari in altro paese, io ci faccio sentire un disco tuo e glielo spiego, è qualcosa secondo me può cambiare, no James? Quindi è un'opera bellissima. È così. E poi sai che cosa mi è venuto in mente a proposito di questo disco? Tu, sì, tempo fa, anni fa, con la tua Maria Maddalena, il Vaticano ti censurò il pezzo perché per all'epoca il testo era un po' forte per il tempo che andava. Ma io dico, ma un Vaticano riesce a dare pure un premio poi quando esce un'opera chiamata Osang, che dove diciamo e cerchiamo di dire. Sai cos'è? Che... Il male quando esce il male, no? Sì. Glielo fanno ascoltare, tutti l'ascoltano. Quando esce il bene, è automaticamente ognuno gira la faccia da parte, capito? Cioè per arrivare dove dovresti arrivare, se sei sotto banchi, capito? In poche parole. Certo. James, tu stai in tour? Sì, adesso. O stai per... Mica hai qualche cosa su Roma sotto mano, perché io mi faccio portavoce, no, sinceramente. Adesso in questo momento stiamo organizzando un pochettino tutto, perché sta arrivando un po' tutto in ritardo per tutti quanti, no? E dunque certamente verrò a Roma, capito? Certamente. Quindi io da portavoce voglio dire con piacere, magari questa cosa la diciamo anche in radio, a parte che tutti sapranno logicamente, ma lo diciamo in radio perché corriamo a sentire te e Napoli Centrale. Io volevo fare, prima di salutarti e di ringraziarti veramente James, è la seconda volta che io parlo con te ed è un piacere pazzo parlare con te. Io volevo però fare un saluto a nome di tutti quanti noi di Radio Free Station e di Alzato Notte a tua moglie per una pronta guarigione che si rimettesse in fretta. Sei dimessa, tutto a posto. Sì, ma è un piacere immenso. James, io ti ringrazio tantissimo a nome di tutti quanti noi. Grazie e viva la musica
bella e buona che fa James Senese e Napoli Centrale. Grazie James. Vai, diciamo che viva Dio, vai, viva Dio. Viva, viva Dio, viva Dio. Grazie James, grazie di cuore. Ciao. Un salutone affettuoso. Ciao James. Ciao, 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 ciao. E questo era James Senese, qui a Radio Free Station, ad Azzardo Notte, che si è un po' raccontato. In breve, però, io dico breve ma intenso. Quindi praticamente ci ha spiegato dei passaggi importanti, il suo modo di fare musica, il suo scopo, il suo obiettivo nel fare la sua musica, che non è quella, voglio dire, magari non va in pasto al mondo, però va in pasto a coloro che vogliono ascoltare e capire anche un messaggio particolare. James fa questo da 50 anni, chi lo conosce lo sa come me, chi non lo conosce io dico avvicinatevi a quest'artista, perché veramente, cioè, vi porta un messaggio importante, oltre a un sound particolare che lui, voglio dire, artista acclamato e affermato. Grazie. Bene, allora andiamo avanti con la musica dopo questa magnifica chiacchierata con James e andiamoci ad ascoltare, sempre dal suo ultimo disco Osang, andiamoci ad ascoltare Bon Voyage qui ad Azzardo Notte. Buon ascolto.
questo era Bon Voyage da Osang Jamesenese, questo messaggio per tutti noi che James ci dà a proposito di queste persone che affrontano il mare, sperano che affrontando il mare magari questa loro vita da quest'altra parte sia migliore. Non so se è una cosa positiva, tanti di loro non arrivano qui, tanti di loro vengono, come dire, vengono truffati, vengono derubati mentre attraversano il mare, ma tutti loro, con i loro figli, bambini, eccetera, sperano in un domani migliore. Appunto, questo ostacolo è il mare. Andiamo avanti con sempre Jamesenese in questo meraviglioso disco. Ci andiamo ad ascoltare un altro grandissimo brano, Che giornata, sempre Jamesenese, Osang, Azzardo notte. Don't go.
E allora questo era Che Giornata, sempre genzanese, Napoli Centrale, qui ad Azzardo Notte. Un saluto a tutti voi, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, siete in tanti, siamo stati in tanti e James ci saluta ancora ed è stato felice appunto di partecipare a questa diretta che tratta il Napoletan Power, quindi il movimento che lui ha creato all'origine prima di Pino Daniele e con Pino Daniele. Andiamo avanti, prossimo brano per stasera, sempre dall'ultimo disco, io ve lo faccio ascoltare quasi tutto perché è un disco importante da avere nella nostra discografia personale. Poi vi racconto un piccolo aneddoto di me e di James agli inizi per farvi capire un po' il personaggio un po' particolare, ma un grande uomo prima di essere un grande musicista. Andiamoci ad ascoltare sempre da Osang, qui ad Azzardo Notte, Il mondo cambierà, speriamo, speriamo che cambi.
E allora questo era Il mondo cambierà, sempre di Jensenese da Osang. Jensenese agli inizi, praticamente, quando lui racconta un po', non la leggenda, ma un po' la sua storia, racconta qualcuno che agli inizi, quando formano gli Showmen, e quindi questo grandissimo gruppo con Mario Musella, una grandissima voce, che purtroppo ci ha lasciato molto prematuramente. Pensate che Mina di lui disse, quando Mario ci lasciò, disse: abbiamo perso una delle più belle voci al mondo solo. Pensate che era anche egli, era figlio di una donna napoletana e papà era un militare pelle rosso americano che era stato qui per il discorso guerra, eccetera eccetera. Quindi anche come James, un figlio del Napoli americano. E quindi praticamente formano gli Showmen, prendono una situazione, una serata a Milano Marittima, vanno a Milano Marittima, pare che a fine serata il proprietario del locale non voleva compiere il proprio dovere, quindi pagare il gruppo, che James, senza scomporsi più di tanto, uscì fuori la pompa di benzina, prese un paio di litri di benzina, entrò dentro, stappò il tappo della lattina dove l'aveva messa e disse: che dobbiamo fare? Il proprietario forse lo vide anche di colore, un po' così, pagò gli Showmen e fece il suo giusto dovere. Pare che in seguito, quando formò i Napoli Centrale, in un locale vicino Napoli, il proprietario, praticamente convinto, preso, come dire, infatuato dal nome Napoli Centrale, pensava che era un gruppo di classici napoletani, quindi ingaggiò il gruppo, si trovò di fronte a un gruppo che suonava tutto tranne i classici, quindi dal jazz al blues, allo swing, alla fusion, e pare che alla fine voleva anche egli fare un po' la scusa per non pagare i Napoli Centrale. James gli disse: senti, tu non mi paghi, io mi spoglio completamente nudo come mamma mi ha fatto, ed entro in sala e saluto gli ospiti nudo. Il proprietario, impaurito, pagò gli Showmen e tutti vissero felici e contenti. Sembra una poesia, ma non lo è, è verità. E a proposito di poesie, noi peschiamo ancora da Osanga, qui ad Azzardo Notte stasera. Abbiamo avuto Jensenese in diretta, una diretta molto emozionante, la prima in questa meravigliosa famiglia chiamata Radio Free Station. Noi ci andiamo ad ascoltare Mille Poesie, Jensenese e Napoli Centrale. Ma perché mi vuoi scendere?
società. Tenga musica in de me e ma passa per camba. E se arriva nostalgia, sono che la se ne va. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, Mille Poesie, sempre da Osang, James Enese e Napoli Centrale, un disco spettacolare, lo avrò sentito già 3 o 4 volte, non mi stanco di sentirlo perché, a parte il sound, ripeto, molto 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 particolare, c'è questo proprio inno all'amore, ma l'amore per la vita, quindi diciamo che tutto questo parlare del sociale, del mondo come sta andando, di questo mondo che non sta andando bene, questo mondo che sta andando spesso fuori strada, prende strade pericolose, strade che non escono, strade senza uscita, e questa cosa fa star male James, appunto, con questo disco butta fuori questo messaggio molto forte e sinceramente fa riflettere noi che lo stiamo qui ad ascoltare. Volevo salutare tutto lo staff di Radio Free Station, dirgli ancora grazie, un abbraccio molto affettuoso alla carissima direttrice, e volevo salutare anche tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Azzardo Notte sulla pagina Facebook. Poi vi saluterò ancora, diciamo, uno per uno con tutti i vostri nomi, perché è giusto che sia così. Andiamo avanti sempre con Azzardo Notte, ci andiamo ad ascoltare appunto la descrizione che James fa della situazione attuale nel mondo. Lui chiama questo brano, sempre da Osang, Povero Mondo, Povero Mondo. C'è una frase molto toccante, molto vera, dove lui dice in napoletano, poi lo dico in italiano, c'è sta una mamma con 4 figlie, sotto a un ponte, mezza una via, stanno aspettando che passa Dio. C'è una mamma con 4 figli sotto un ponte, in mezzo a una strada, aspettano che passa Dio. Speriamo che Dio passa. Povero Moon, James Enese, Napoli Centrale, qui ad Azzardo Notte, buon ascolto. Go passa terra, terra e l'amore, c'è sta una folla senza lavoro, gente che perde e non trova niente, stanno aspettando che passo vinti. Go passa terra, terra e ricchezza, chi ci comanda non dà una carezza, non sanno niente la gentilezza, pensano i figli hanno solo munnezza. Go passa terra, terra e giustizia, tutto potere, puttane e vizi, ci stanno mune che fa delizia, prima si mangia e poi daranno giudizi. Go passa terra, terra e illusione, stanno appicciando tutte passioni, senza conoscere la vera ragione, mettono a rischio su poco d'amore. Go
Malizzi, quando si chiede del resto spizio, come se ho dimbe servuta a niente, restano sulle senza parire, con passatelle, terre e famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, capasse via. Quando si dice del resto spizio, come se ho detto, e se muta niente, restano sulle senza parire, con passatelle, terre e famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, cavasse via, cavasse via. Povero mondo, povero mondo, che non trova verità. Povero mondo, povero mondo, che non trova libertà. Passatelle, terre e famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, cavasse via, cavasse via. Stavamo parlando sempre di questo grandissimo personaggio, James Enese, Napoli Centrale. Stiamo presentando l'ultimo disco, Osang, e andiamoci ad ascoltare ancora l'ultimo brano di questo disco, dopodiché andiamo su qualche suo classico che ha fatto un po' la storia di James di Napoli Centrale. Quindi ultimo brano pescato da Osang, a Dovai, a Rovai, io non vado a nessuna parte, sempre l'ascolto di Azzardo Notte su Radio Free Station, a Dovai, James Enese, Napoli Centrale. Adesso non è a Dovaia, ma è portamo con te. A Dovaia la domanda, io rispondo, portamo con te, si vaia. James Enese, Napoli Centrale. Portamo con te, portamo con te. Portami con te, si sono ammazzati e pigli insieme a te. Mm.
vicino che la capa lasciava, nessuno da ti scappa e si gira un monumento, a chi la segna a mano la segna veramente. Portala con te, portala con te, portala con te, si sono ammazzati tutti insieme a te. Non si entra da un mese, i vecchi rinduspizi senza una carezza. Tra mamma, padre e figli non c'è stato nulla, nessuno si butta a bascia per chi si sente su. Porto ma due chiese, non sono vecchio divise, perché per colpa loro quando accendono la cisi. Cristiani e musulmani, induisti e buddisti, e din da che si chiese che nasce lì razzista. Allora, non tutti i mali vengono per nuocere, perché praticamente io se salutavo prima, i saluti non si sentivano, quindi l'infortunio che è avvenuto, meno male che è avvenuto, perché così adesso la voce si sente, quindi facciamo un po' di saluti agli amici, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Saluto tutto lo staff di Radio Free Station e la direttrice Antonietta. Saluto tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Azzardo Notte, nella persona di Elisa, Emanuela, Luciana, Lorella, Rita, Anna Senese, figlia di James, che ci sta ascoltando. Un abbraccio Anna, saluta Rina, tua mamma, mi raccomando. Saluto Ada dal Perù, saluto Yolanda, saluto Lara da Santiago del Cile, saluto Susanna, Silvi e Carmela. E adesso vedo questi, poi salutiamo gli altri. Bene, andiamo avanti, adesso passiamo a qualche classico di James, qualche suo classico, e
quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano meraviglioso intitolato Dolce Malinconia. James Enese qui ad Azzardo Notte su Radio Free Station. Buon ascolto. Sera dopo sera la tua mancanza brucia un po' di più nella mia stanza. Passa il tempo come sei tu, ma la musica da sola non basterà, da sola no, non basta più. L'armonia della tua voce mi manca già. Era Dolce Malinconia, grandissimo pezzo davvero, sempre James Enese in Napoli Centrale. Vi volevo raccontare un aneddoto molto curioso a proposito di James, che ha anche una nomina, ma nel senso buono della parola, di una persona molto, come dire,
non irascibile, ma una persona molto fatta in un certo modo, che bisogna saperla prendere. E praticamente si racconta che Anna, c'è stato un piccolo problema, no? Anna sta dicendo che la diretta si è sentita, poi c'è stato ci siamo fermati un attimo, c'è stato un piccolo problema e ho dovuto riaccendere. Comunque vi volevo raccontare questo aneddoto di Senese e gli showman. Prima, tantissimi anni fa, praticamente loro vanno in giro e capitano a suonare in questo posto a Milano Marittima, dove praticamente fanno sta serata. Pare che il proprietario del locale a fine serata pare che non volesse mettere, come si dice a Napoli, mano alla sacca, quindi non voleva pagare il gruppo, al che il grande James Enese, senza scomporsi più di tanto, uscì dal locale, alla prima pompa di benzina prese 5 litri di benzina, rientrò nel locale, aprì il tappo della benzina e disse "Gamma fa?" e preso dei soldi grazie a James Enese. Poi successivamente con Napoli Centrale invece, stavano vicino Napoli, il proprietario di un locale li chiama per una serata, quindi leggendo il nome Napoli Centrale pensavano che era un gruppo di, come dire, di canzoni classiche napoletane, e invece non fu così, nel senso che c'era questa musica un po' particolare, e per questo motivo il proprietario, anche questo proprietario, pare che non aveva intenzione di pagare il gruppo. James Enese, sempre come suo solito, senza scomporsi, disse al proprietario: "Se tu non paghi, io mi spoglio completamente nudo, come mamma mi ha fatto, e vado in sala la sta gente." E siccome lo faceva davvero, il proprietario mise mano alla tasca e pagò i Napoli Centrale per lo spettacolo. Quindi ecco, Senese nella veste dell'uomo giusto, quale era ed è. Andiamo avanti, vi ho parlato prima del famoso pezzo censurato dal Vaticano, Maria Maddalena, un pezzo prodotto da Lucio Dalla, buonanima. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, molto molto bello. Appena uscito questo pezzo, il Vaticano lo censurò perché il testo era molto forte per quei tempi. Quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare, Maria Maddalena, James Enese, Napoli Centrale, prodotto e fit Lucio Dalla. Fora una casa pittata rosa, uomini aspettano senza parlare, stanno arrabbiati, stanno sudati, stanno arraggiati, ogni sfuga. Fora una casa pittata rosa, uomini aspettano senza parlare. In questa casa pittata rosa, coppa nuita una bimba sta, e incantatrice sapa fa muro, si adotta può morire. Da rosa, non mi trasetti senza parlare, solo con l'occhio senza toccare, l'anima si piglia. Tu dici gli stigore e capire, ci regalaste lacrime, la prima volta hai voluto soffrire, e l'amore che fa fare. Maria Maddalena, Nazaret, morisci una le poche cose, morisci una.
come tutti innamorati con te sei insegnato, non ti si fatta rete neanche a me sei massa, sapere Giovanna Maria Dura e su sette tu vuoi di spalla. Giornata di Nazarene è perduta, San Pietro e compagni se non sono più. Grandissima Maria Maddalena, prodotta dalla grande Lucio Dalla, un altro napoletano mancato. Lucio racconta. Allora, io vi devo raccontare questo aneddoto meraviglioso. Anna mi sta raccontando, la figlia di Senese, che sta a casa con lui, praticamente stanno a casa, c'è anche un amico di famiglia con la moglie, praticamente. E lui si è messo a suonare il sax e Anna mi ha mandato una piccola registrazione dal vivo che in questo momento lui sta suonando e lei lo sta registrando col telefonino. Quindi lui mi dice: Pino, ma lui lo può fare? Praticamente sta in un posto dove non escono i rumori fuori, altrimenti chiamano Lucio Indettrici, ci chiamano il 113. Anna, dagli un bacio a questo grande uomo, che veramente tuo padre è un grandissimo uomo, oltre ad essere un grande musicista. E vi dicevo, praticamente di Lucio Dalla, un napoletano mancato, in un'intervista praticamente molto molto famosa su YouTube, se andate la trovate, lui dice: se ci fosse una siringa che mi potrebbe far diventare napoletano, me la farei. Quindi parole di Lucio Dalla. E paragona, pensate, Era da Maggio, a confronto a Era da Maggio, dice che Imagine di John Lennon è bella quasi come uno spot pubblicitario rispetto a Era da Maggio. Queste sono parole di Lucio, che adesso sta tra gli angeli, e non mie. Allora, ho chiesto il permesso alla dolcissima direttrice Antonietta di sforare un po', e lei gentilmente mi ha detto di sì, e io la ringrazio. Quindi sforiamo un po', perché stasera dobbiamo ascoltare ancora tre pezzi di questo grande artista. Siccome sono tre pezzi molto importanti, allora non si possono non ascoltare. Il primo pezzo è un classico napoletano rivisitato all'epoca dagli Showmen. Alla voce questa volta non è James ma è Mario Musella, James al sassofono. Questo pezzo, per chi conosce l'originale, sentite come l'hanno, come, cioè, in pratica è come se questo pezzo gli Showmen l'hanno preso da Napoli, l'hanno portato ad Harlem farlo suonare molto diversamente da come nasce. Quindi Chiovo, che
che diventa un blues che più blues non si può. Showman, Mario Musella alla voce, sentite la timbrica anche di Mario, e James Enese al sax, qui al Azzardo Notte, sempre su Radio Free Station. Non
non era la versione che dicevo io con Mario Musil alla voce, ma alla voce sempre jamesenese, questo Chiove che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo oltretutto che James ha fatto parte, pensate che un giorno si è presentato da lui un ragazzetto un po' così, ha suonato alla porta e ha detto: ma per caso voi cercavate un chitarrista in Napoli Centrale? E lui dice: no, veramente un chitarrista no, ma noi cerchiamo un bassista. Se tu suoni un basso, puoi fare una prova. Quel ragazzetto era Pino Daniele, quindi, che era andato a Napoli Centrale, e poi successivamente praticamente questo ragazzetto è cresciuto in un modo molto meraviglioso e da solo, con James, praticamente hanno formato questo super gruppo con Tullio De Piscopo alla batteria, Don Esposito alle percussioni, Joe Muruso pianoforte, Rino Zurzolo, grande Rino Zurzolo che ci ha lasciato qualche settimana fa al basso. Quindi formano questo super gruppo che tutti noi conosciamo e girano il mondo portando appunto questo movimento nuovo chiamato Napoletan Power in giro per il mondo. Mi viene un po' di malinconia se penso giustamente a Pino, se penso a Rino, questi grossi personaggi che adesso stanno tra gli angeli e suonano tra gli angeli. Bene, passiamo ancora alla musica, se no ci riattristiamo e non va bene. Penultimo brano della serata, Acquaiù, L'acqua è fresca. Quindi una volta, nei tempi antichi, c'era quello che portava l'acqua in giro, quindi l'acquaiuolo, quello che distribuiva l'acqua. E allora magari qualcuno era abitudine di qualcuno dire: acquaiù, ma l'acqua che porti è fresca, quindi acquaiù, l'acqua è fresca. E James ne fa un pezzo che fa così: la notte piegura l'orma sotto e coperta, la notte senza ragione la gente chiude il finestra, dove guardi mi sono scettato in mezzo alla tempesta. Thank you.
acquaiola acqua è fresca, questa era acquaiola acqua è fresca, sempre senese, Gem Senese. Nel 2011, pensate che partecipa al film di John Turturro, premio Oscar, Passione, John Turturro, premio Oscar, non il film. E da questo film documentario, dove partecipa appunto anche Gem Senese insieme a tanti altri artisti, nasce un tour, e io ho avuto modo di vederlo qualche mese fa qui a Roma, in questo live con questi grandi artisti, uno spettacolo meraviglioso che ve lo consiglio, se vi dovesse capitare di leggere qualche manifesto che c'è questo spettacolo Passione Tour, non perdetevelo, perché veramente due ore di musica ad altissimo livello suonata da grandissimi musicisti, tra i quali appunto Gem Senese. Bene, detto questo, ultimo brano della serata. Vi ricordo ancora che mercoledì prossimo, ore 23, sempre qui su Radio Free Station, Azzardo Notte, saremo in diretta con Franco Del Prete, un altro pezzo da 90 della musica del Napoletan Power, della musica italiana, voglio dire, napoletana italiana, del movimento nuovo napoletano, e quello che veniva dall'America. Quindi batterista degli Showmen, batterista di Napoli Centrale, autore di credo del 70% delle opere di Napoli Centrale, ha collaborato con Gem Senese nell'ultimo disco di James, e adesso sta portando avanti un progetto suo di musica alternativa con un gruppo di musicisti che vi dirò la settimana prossima. Quindi e poi sto preparando altre dirette con altri artisti, tra i quali ci sarà Tony Esposito, avremo Enzo Gragnaniello, avremo Agnello Maisto, avremo Mimì Ciaramella, batterista degli Avion Travel, eccetera eccetera eccetera, ma questo nelle settimane a venire. Intanto andiamoci ad ascoltare l'ultimo brano della serata di Gem Senese e Napoli Centrale, Mala Sorte. Praticamente questo è anche un brano molto forte, una dedica a Napoli, di un sentimento spassionato verso Napoli e napoletani. Mala Sorte, Gem Senese e Napoli Centrale. Vida già aperta a morte e i morti.
braccia voi. Malasorto, sempre James Enese. Siamo arrivati alla fine. Una prima diretta qui su Radio Free Station molto molto emozionante, con un grandissimo artista. Quindi, come si dice da queste parti, io vivo a Roma, quindi da queste parti siamo partiti col botto con James Enese, appunto. E allora, la settimana prossima Franco Del Prete, e poi vi aggiornerò man mano, settimana per settimana. Allora, io voglio salutare tutti gli amici dello staff di Radio Free Station. Grazie di cuore per, come dire, per l'aiuto e per la collaborazione. Saluto la nostra direttrice Antonietta, grazie Antonie, sei gentilissima. Saluto tutti gli amici e le amiche del gruppo Azzardo Notte su Facebook, Elisa, Emanuela, Ada, Yolanda, Lara, Lorella, Luciana, l'altra Luciana, Fulvio, Daniele. Saluto Anna Senese, grazie Anna Re, ti voglio bene. Saluto Rita, che essendo romana non mastica questo genere, però giustamente lei dice una musica molto rilassante, quindi questa cosa ci fa piacere. Signori, ci vediamo mercoledì prossimo, grazie di cuore. Se c'è stato qualche problemino stasera, speriamo che la settimana prossima come dire non succeda. E quindi niente, è stata un'esperienza meravigliosa stasera, una diretta splendida. È estate con Marichi Semp, un piacere e paz. Dolce notte, grazie, e a mercoledì prossimo vi ricordo ancora con il maestro Franco Del Prete qui ad Azzardo Notte su Radio Free Station. Dolce notte, a mercoledì. Fatta tarda e meglio cala, va mamma, ehi, c'è una iam, però che è strutto una canzone, va cantam, gira il bota, vulessama suona per tutto, canta, ehi, si ma, moda e gira, forse l'imma fatta trampa, bagaria.
fatta troppa magari. Non ne sanno, però è meglio che noi ci spieghiamo. O si nota tutta scienza che tenimma. Io m'ammara con tutte le panna. Non è sana, però è meglio che noi ci spieghiamo. O si nota tutta scienza che tenimma. Yamma mara con tutte panna. Agenda, a chi sto munna che fa di che chi non fa niente. Sì, grande suona, sa son barata tutto quanto, sta canzone. Hey!